ci sono venuti a trovare i Maneskin. I Maneskin! I pirati ci hanno raggiunto fino a terra. Ciao. Ecco i Maneskin. No. Cosa c'è da derubare? Venite a vedere come si sono presentati proprio, eh? Si sono presentati i veri pirati dell'Elba. Certo che i pirati con l'arma magica no, eh. No, questo no, eh. Ma ci siamo fermati prima a mettere lo scotch. Dai, sì, sì. Potevo avete fatto tutto il giucco. Viaggio così? No. Ferma carabinieri, dice, ma dove va questo? Sì, infatti. Andiamo a vedere dall'alto la griglia. Piano. Al lavoro. Ecco Gingio. Eccolo! Eccolo questo gattone! È una tigre. La tigre dell'arnaio. Guarda, è pieno di... vabbè. Come si chiamano? Cavatelli, cavacciuoli. Cavatelli a ragù. Guardalo. Mamma mia. È speciale, com'è bello. Ora il momento più importante della giornata. Che aspettiamo dall'alba. L'avevo già messo. È meglio abbondare. Meglio che ce ne sia. Parmigiana di Angela. È una parmigiana di Angela. Però che abbiamo provato a fare. Infarinato, squisita. Abbiamo fatto tutti gli esperimenti. La cosa meglio. Voglio fare il bisso con la farina. Poca sì, farina. Pochissima farina, addirittura ne prendono proprio leggera perché io la metto e poi le scuoto. L'ho messa prima un po'. Si sta a mangiare, sempre. Sì, andà via un po' l'acqua. E poi il bisso. Invece io ho fatto i gnocchi di zucca come prima cosa. Che già non sono facili. Devi ancora finire la tua. Adesso andiamo a controllare a che punto stanno le rostinciane e le salsicce. Com'è? Bene, siamo. Chi siamo? Siamo. Come siamo? Senti che profumo. Guarda le salsicce. Due foglioline di alloro e un po' di rosmarino per fare fumi profumati. Bene, andiamo a mangiare le rostinciane. Ecco che arrivano. Sono pronte! Salsicce rostinciane! Eccoci! Al fuoco di macchia e di vivo! Non metti i piatti veri, Giorgio, però! No, piatti veri! Sì, no, ma che sono ecologici, perché sono biodegradabili! No, perché qui bisogna dirlo, sennò sai quanto mi scrivono che... Ah, come sono dei piatti di plastica! Come si dice? Compostabili. C'è scritto biodegradabile. Biodegradabile. Che spettacolo. Non vuoi. Siamo arrivati al dolce. Beh, volentieri un po' di bianco, uno spumante, un po' di dolce. Alcolici è diverso. No, ma questo che... è mica super alcolico, non è un super alcolico. No. Ecco, il Maneskin è passato alla pipa. Oh ragazzi, ci si vede. Ciao Franco. Ciao, ci si vede all'Elba. Comunque ci si sente. A presto. Grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie dell'invito. Siamo stati benissimo. Bello. Speriamo di vederci. Tutto quel ben di Dio. Vedi che i pirati sono generosi d'animo. Ogni tanto invece di predare portano. Olio, vino, parmigiana. Siamo noi che abbiamo dolci loro. Sì. Grazie, siete ragazzi, davvero carini. Un abbraccio. A presto. Ciao. E anche questa giornata è andata. Buonanotte. I miei ci accompagnano a Salivoli. E io e il mio pilota automatico Franco portiamo la barca a Puntala in cantiere. Eccomi qui di ritorno su Maipen Rai che mi aspetta. Guardatela là, che bella! Voilà! È arrivato il momento di portare la barca da Salivoli a Puntala. Ecco! Finalmente porto la barca in cantiere a fare un po' di
salone di bellezza che ne ha proprio bisogno, non solo di bellezza ma anche di sostanza. Arrivata a Puntala in un batter d'occhio, sono già nella vasca da bagno del cantiere, pensate, domani forse mi tirano su. Ma anche in cantiere c'è un momento magico. C'è tutto il rumore di là. C'è chi lavora qui. Dica te che mi fili. No, anche lì è un po' sporco. Dove? Un po' lì. Anche un po' là. Un pochino qui, vedi che c'è ancora lo sporco qui. Sì, lì sotto va bene. Ancora un po' là, brava. Ok, senti, vado a prendermi una birretta al bar, ci vediamo dopo. 2 hours later. Si sgonfiano le boe, ragazzi. E adesso Maipen Rai è il centro estetico navale Costa Etrusca. È già lì a fare la pulizia del viso, a fare le cerette. Mi sa che questa è una ceretta, sì. Sta facendo la ceretta, adesso sento proprio lì la... Io la chiamo sempre sperlonga, non so che non si chiama così. Perde un po' di sangue blu. È venuta la volpe a visitarci. Adesso vediamo. 1, 2, 3, 4. Ciao volpe. Ciao. I'm not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, non andare via. I'm not a match simply waiting. Momento magico. Volpe. Your friend to the end. Hai capito niente? Che bello, è buono, eh? Il pane no, eh? Mi sento che lo aromatizza un pochino il prosciutto. È entrato in casa. Dai, che bello. Guarda, vieni. Non è che mi mozzica la mano. Avvicinati. Voglio stare all'arnaio. Bagagli. Brutta sensazione la partenza. Partiti. The next morning. L'altro ieri in mare. Ieri in Maremma. E oggi nel Canavese. Ma la prossima settimana andrò alla Barcolana, quindi farò una bella diretta da lì, da Trieste. Voi salite quindi in barca con me, che io non so bene che cosa farò. Comunque poi farò uno speciale proprio sulla Barcolana. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana e buona onda!